Proseguiamo con dei problemi sui poligoni iscritti e circoscritti con questo che dice che in ogni triangolo rettangolo la mediana relativa all'ipotenusa è congruente a metà ipotenusa. Ora, in realtà questa cosa la sappiamo già, c'è un teoremino che si fa prima, tra l'altro. Però si può dimostrare in un altro modo utilizzando anche le circonferenze. No? Io adesso qua ce l'ho già tracciata, perché altrimenti poi è un macello. Uno si dice cosa c'entra la circonferenza con questo problema? Adesso vi faccio vedere. Allora, quindi l'ipotesi è che se traccio un triangolo così, facciamo così, vi faccio vedere il concetto e poi scrivo l'ipotesi, almeno viene più facile. Cioè, l'idea qui è tracciare una circonferenza che sia circoscritta al triangolo, qualsiasi ABC, ok? E quindi poi si sfrutta il fatto che essendo rettangolo, ok, significa che l'ipotenusa mi va a coincidere col diametro e quindi poi utilizzo alcune cose che adesso vi faccio vedere, ok? Questo è il concetto di base, quindi vado a tracciarmi un triangolo fatto così, ok? E quindi io ho un triangolo generico ABC, generico, so che è un triangolo rettangolo, non generico, scusate. Ok? E quindi questa è la mia ipotesi intanto, che CAB è congruente a π mezzi. So che devo tracciare la mediana, M. Quindi so che BM congruente a MC, tesi, devo dimostrare che AM, okay, è congruente a BM, che è congruente a MC. L'abbiamo usato anche prima questo risultato. Quindi qua il concetto qual è? Io ho tracciato, so che è un triangolo rettangolo ABC, ho tracciato la circonferenza che è circoscritta al triangolo e BC deve essere il diametro, ok? Perché sappiamo che ogni angolo retto può essere iscritto in una semicirconferenza, è l'angolo che insiste sulla semicirconferenza, no? Perché l'angolo al centro sarebbe di pi greco, l'angolo alla circonferenza è di pi greco mezzi. Ma allora guardate un attimo, BC è il diametro, M è il suo punto medio, ma se M è il punto medio del diametro, M punto medio del diametro, ok? Beh, allora è il centro della circonferenza circoscritta, per forza di cose, no? Punto medio del diametro è il centro. Allora, AM è un raggio, ok? E se AM è un raggio, MC è un raggio, MB è un raggio, allora capite che AM è congruente a MB congruente a MC perché sono tutti raggi della stessa circonferenza. E allora questo chiude la nostra dimostrazione. Uno dice: a me non sarebbe mai venuto in mente di dimostrare di tracciare la circonferenza circoscritta, vero, ma questo era giusto per farvi vedere un'applicazione, una dimostrazione già fatta, vista in un altro modo. Poi invece. Qua ci dice, si è dato il triangolo, qua invece ci serve la circonferenza, altrimenti tracciarla a mano è un pasticcio. Quindi ci dice, si è dato il triangolo ABC inscritto in una circonferenza. Quindi ad esempio, triangolo ABC. Di centro, detto H, il punto in cui la bisettrice dell'angolo CAB interseca la circonferenza, quindi questa roba qua, dimostrare che l'arco BH è congruente all'arco HC. Ok, allora, ipotesi. Abbiamo gamma che è la solita circonferenza di centro O, so che A, B, C appartengono a gamma perché è iscritto,
e che quella invece è una bisettrice, quindi che CAH è congruente ad HAB con H che appartiene alla gamma. Tesi, devo dimostrare che BH congruente ad HC, quindi questi due so che sono congruenti. Cos'altro so? No, nient'altro. Va bene, allora mi traccio intanto questi due, cioè li congiungo. E noto che HCB, ok, usiamo un altro colore però, che HCB è congruente a HAB ok perché sono angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco BH. Questo qui. Vedete? Allora, qualcuno ha già capito, posso fare lo stesso, no? Posso dire che CBH, giusto, CBH è congruente a CAH. CAH per lo stesso motivo, ma l'arco questa volta è HC. Però io cos'è che so? So che CAH è congruente ad HAB per ipotesi. Ok, perché questa era la bisettrice. Allora per la proprietà transitiva della congruenza, guardate un attimo, CAH HB, ok, vuol dire che HCB è congruente a CBH. Quindi ho ottenuto questa cosa qui. Ma allora il triangolo HCB è isoscele, angoli alla base congruenti, no? Se è isoscele, allora segue che HC è congruente a BH, parlo dei lati adesso, e di conseguenza anche gli archi. Ok, poi l'ultimo di questo video. Qua dice in un triangolo ABC, iniziamo a disegnarlo. Qualsiasi. Ok, dice siano BH, tutte le lettere, A, B, C. Siano BH e CK alle due altezze, BH e CK, BH, e sia è l'ortocentro che vi ricordo è l'intersezione delle altezze. Dimostrare che i punti BCHK, BCHK appartengono a una stessa circonferenza, ok? E se appartengono a una stessa circonferenza, allora ci pensate, è equivalente a dire che se considero BCHK come un quadrilatero, BCHK è come dire che è iscrivibile in una circonferenza, no? Il quadrilatero AKEH, anche lui è iscrivibile in una circonferenza, quindi iniziamo a fare ipotesi. Allora, io so che BH perpendicolare ad AC, CK perpendicolare ad AB, vabbè, ABC è un triangolo, tesi, e avete capito, no? BCHK, se appartengono tutti a una stessa circonferenza, posso dire che BCHK come quadrilatero è iscrivibile.
Mentre invece la seconda richiesta è proprio esplicita, ma ci sta chiedendo la stessa cosa per un quadrilatero diverso. Allora, assegniamo l'ipotesi. So che questo, e questo, e so anche questo, e questo. Vediamo un attimo. Allora, il triangolo CHB rettangolo, ok? Perché per ipotesi sappiamo che BH è perpendicolare da C. Allora, di sicuro, seguitemi, è iscrivibile nella semicirconferenza di diametro BC. Iscrivibile in una circonferenza con diametro BC, giusto? Perché vi ricordate, angolo retto, questo è diametro e così via. Allo stesso modo, CKB, anche lui è rettangolo. Giusto? Per ipotesi sapevamo che CK è perpendicolare ad AB. Allora anche lui è iscrivibile nella semicirconferenza. Ok, iscrivibile. Nella circonferenza, cioè sì, vabbè, in realtà è semicirconferenza perché, vabbè, stessa cosa, che ha diametro però comunque BC, vedete, questo CKB. Ora, perché ho fatto questo giochino? Perché cos'è che hanno in comune? Che di fatto sono due triangoli rettangoli che hanno l'ipotenusa che è il diametro della stessa circonferenza. Allora, per forza di cose, questi quattro punti appartengono alla stessa circonferenza. E quindi allora abbiamo risolto la prima tesi. Poi, consideriamo invece la seconda richiesta. Dice che AK e K sia iscrivibile. Ah, vabbè, questo è già fatto praticamente, perché guardate un attimo, se guardo gli angoli opposti, posso usare la condizione necessaria e sufficiente dei quadrilateri dell'iscrivibilità di un quadrilatero, no? Gli angoli opposti sono supplementari. Allora, guardate un pochino, A, K, E, H, A. Ok, se guardate sono congruenti a pi greco mezzi per ipotesi. Quindi, se vediamo che i due angoli AKE e EK sono entrambi di pi greco mezzi, ok, allora so che essendo opposti sono per forza supplementari. Non è che sono opposti, essendo entrambi di pi greco mezzi, sono supplementari. Ok? E allora ottengo che il quadrilatero di fatto è iscrivibile in una circonferenza, che è quello che mi chiedeva.